Alchimisti, buongiorno, bentornati qui su PNA, Plant Nutrition Alchemy. Io sono Mauro e questo è il canale dedicato a noi appassionati di agricoltura e di nutrizione delle piante. Oggi vi garantisco che parliamo di un argomento davvero caldissimo, una coltura che mi avete chiesto in moltissimi un sacco di volte, sia qui sul canale nei commenti che su Telegram. Parliamo di una coltura però che ci appassiona davvero tantissimo. Parliamo infatti dell'olivo. Sì, oggi vediamo un piano completo per questa coltura. Partiamo dall'inizio, cioè da quali sono le sue modalità di assorbimento, vediamo quali concimi apportare e quando, o meglio quanto concime e di che tipo apportarlo nelle diverse fasi. Completeremo con la nutrizione fogliare e poi alla fine per la sintesi, come sempre. Questo però ovviamente dopo la nostra sigla. A tra poco. Prima di proseguire, come sempre, vi ricordo di iscrivervi al canale, attivare la campanellina. Oltre il 60% delle persone che guardano questo video, che guarderanno questo video, non è iscritto al canale, e mi riferisco a te, proprio sì, a te, lo so che stai guardando e non sei iscritto, allora iscriviti. Allora, è importante l'iscrizione, ma soprattutto la campanellina per non perdervi i prossimi video. Se vi piacciono questi argomenti, con l'iscrizione aiutate il canale a crescere e a diventare sempre più grande, aumentare la community, e riusciremo sempre a scambiarci meglio informazioni. Vi ricordo Telegram. Telegram è il canale su cui ci confrontiamo un po' di più su tutti gli argomenti che trattiamo nelle varie settimane. Ogni settimana pubblico un articolo di attualità agricola su cui confrontarci e quindi veniteci a trovare anche lì. Infine vi ricordo www.winebow.it, la casa del progetto PNA fuori da YouTube. Se volete sapere quello che combino quando non giro video, quello è il posto giusto. Bene, ma veniamo subito all'argomento di oggi. Faccio una piccola premessa prima di proprio partire a bomba. È importantissimo aver visto alcuni video per comprendere appieno tutto quello che verrà detto oggi. Ovviamente in ogni momento vi metterò qua sopra nei vari link la scheda per poter andare a vedere il video di riferimento che serve per comprendere al meglio quel preciso momento del video. Vedete come un piccolo manualetto di concimazione che ha alcuni rimandi da andare a vedere. Si parte ovviamente con la playlist basic, se non l'avete vista dategli un occhio, perché lì metto tutto quello che è la cassetta degli attrezzi, la base per poter comprendere tutto quanto. Importantissima. Quindi, fatta questa premessa, cominciamo subito però. Come sempre vi ricordo che per noi è nutrizione e non concimazione, perché della pianta la vogliamo trattare come un essere vivente, non come una cosa, e quindi ci interessa tutta la sua fisiologia e non soltanto quello che fa per mangiare la pasta asciutta, cioè il concime che gli diamo. Altro punto fondamentale di cui non mi scordo mai di parlarvi, ma è davvero importante, è di considerare sempre il come, quando e perché. In tutte le cose che facciamo dobbiamo sempre porci queste tre domande, perché sono la nostra guida, quello che ci fa essere sostenibili sia dal punto di vista economico che dal punto di vista naturale e ambientale, e soprattutto umano anche per noi stessi. Questi sono davvero i parametri. È inutile fare operazioni inutili. A proposito di come, andiamo proprio a vedere come l'olivo assorbe gli elementi durante la nostra annata produttiva. Questo ci serve per capire un pochino quando un elemento ci è indispensabile e anche come improntare il programma. Allora, si parte ovviamente da gennaio, dove vediamo che la richiesta degli elementi è relativamente bassa. Le piante, diciamo, nelle zone del centro Italia,
ma anche andando leggermente più a sud, sono comunque in una fase di stasi, una fase di rallentamento. Ma ecco che all'approcciarsi di aprile-maggio si ha l'impennata. Si ha l'impennata, cresce l'esigenza di nutrimento delle nostre piante. Qui trovate solo NPK, ma tenete conto che questi sono i macro elementi. Grosso modo gli altri elementi seguono almeno una delle curve di questi tre. Teniamo presente però, insomma, questa base. Ecco che ad aprile-maggio abbiamo l'impennata. Noi quindi dobbiamo essere sicuri che in quel periodo il nostro concime ci sia già, i nostri nutrienti siano già nel terreno. Dopodiché prosegue il ciclo e vediamo che tutto comincia dalla fine di agosto, da luglio-agosto, comincia lentamente a calare. Abbiamo il picco in estate, in piena estate di assorbimento, poi comincia a calare, con, diciamo, l'eccezione del potassio che comunque si mantiene alto fino alla fine dell'autunno e inizio dell'inverno. Questo perché ovviamente è quello che viene più coinvolto nella fase finale produttiva dell'olivo. Ora che abbiamo visto come durante l'anno la pianta assorbe gli elementi, andiamo a vedere quali organi della pianta li assorbono maggiormente questi elementi. Come vedete, abbiamo riproposto sempre l'annata con le sue stagioni, inverno, primavera, estate, autunno, e abbiamo diviso le tre curve. Le tre curve rappresentano, diciamo, la parte che andrà a frutto della pianta, i germogli, quindi la parte che andrà a legno della pianta, e le gemme, cioè quella che si sta moltiplicando, si sta differenziando per l'anno successivo. Ecco, come vedete, c'è un punto dell'anno che va tra l'estate e l'autunno in cui l'esigenza di tutte e tre queste parti delle piante è elevata. È quella che ovviamente vi ho evidenziato in rosso. Ecco, proprio lì noi dobbiamo arrivare ad essere sicuri che le piante non abbiano un calo, perché proprio lì andremo a rischiare di danneggiare o compromettere la produzione e le gemme per l'anno successivo. Parte che purtroppo è in un'estate che è sempre più calda e siccitosa qui da noi. Dobbiamo pensarci bene e provare a trovare il modo di fare le cose nel modo giusto proprio in quei momenti lì. Quello che vi ho detto, sia con questa slide che con la precedente, tenetelo bene a mente perché ci tornerà davvero molto utile tra poco per tarare tutto nella maniera corretta. Questa slide in particolare l'ho presa dal video che avevo già fatto sulla concimazione estiva per l'olivo. Vi metto il link qua sopra se volete approfondire quell'argomento. Vedremo che però ci torneremo un pochino più tardi. Fatte queste premesse fondamentali, torniamo a bomba a parlare proprio dei concimi, della nutrizione di base. Quindi partiamo dai nostri NPK. Qui trovate il quantitativo, le famose unità di cui ha bisogno la pianta per reintegrare il suo fabbisogno durante l'anno. Cosa significa? Significa che dobbiamo apportare questo quantitativo di elementi, quindi 120 kg di azoto, 50 kg di fosforo e 120 kg di potassio. Se vogliamo adattarlo a dimensioni più piccole, sono 12 grammi per metro quadro di superficie di azoto, 5 grammi per metro quadro di superficie di fosforo e 12 grammi di potassio. Questo è quello che la nostra pianta consuma. Se noi non apportiamo questo quantitativo di roba, che arrivi da materia organica che si disgrega, che arrivi dai concimi che noi apportiamo, che insomma non importa realmente da dove, ma questo è quello che la pianta consuma. Se noi non lo reintegriamo, lentamente il nostro terreno si andrà a impoverire, è inevitabile, ok? Questa è la pasta asciutta, è la base, è quello che serve alla pianta proprio per sostenersi ed avere una produzione corretta. Badate bene, mi è capitato di vedere in questo periodo alcune concimazioni, alcuni video, è facile eccedere, quindi stiamo attenti perché eccessi di azoto, di fosforo, di potassio possono crearci un po' di problemi. Fosforo e potassio un po' meno, l'azoto davvero ci può creare qualche problema. Allora, dicevamo, questa è la base, sono i tre elementi di base, vedremo che ce ne sono altri importanti, li vediamo tra poco.
Ovviamente questi elementi sono puramente indicativi, mi spiego, si riferiscono a un terreno di medio impasto con una fertilità nella norma, quindi sono una situazione normale, standard, non sono adattabili a tutti i terreni, non sono adattabili a tutte le situazioni, ma io da qui davvero non posso sapere cosa c'è nel vostro terreno e nel vostro campo. Per cui devo dare un dato indicativo. Diciamo che se vi tenete dentro questo range, tranne casi molto gravi, non state ottimizzando le cose, ma non dovreste sbagliare. Ma ripeto, è ovviamente un'approssimazione che io faccio lontano da quello che è il terreno che pestate tutti i giorni e come tale deve essere presa. È un'approssimazione. Vediamo quindi, a fronte di quanto abbiamo detto prima, quindi 120, 50, 120 kg per ettaro dei tre macroelementi, come scegliere il nostro concime. A tal proposito vi ricordo che ho fatto un video su come scegliere il concime in cui tutti questi concetti sono spiegati in maniera molto più approfondita. Ve lo linko qua sopra, andatelo a vedere, vi stoppate qua, vi guardate quello e poi riprendiamo. Così non devo ripetere, mi sarebbe davvero impossibile ripetere tutti i concetti e tutti i calcoli che ci stanno dietro e come adattare i numeri che avete visto prima alla vostra realtà. L'ho già spiegato nella playlist Basic, nel video proprio sulla scelta dei concimi, datevi un'occhiata anche a quello e poi tornate e proseguite col video. Bene, andiamo quindi però al nostro olivo. Vediamo innanzitutto quattro aggiunte che abbiamo un'importanza elevata del calcio, di cui abbiamo bisogno dalle 50 alle 70 unità. Questo ovviamente dipende dal tipo di terreno, terreni magari che hanno già una buona dotazione in calcio possono rimanere più bassi, però il calcio è fondamentale. Vedremo che per creare tessuti robusti nelle fasi anche di indurimento del nocciolo il calcio è fondamentale. Motivo per cui vi consiglio di scegliere un concime che abbia almeno un 5-8% di calcio se possibile. In alternativa glielo dovete dare voi. I rapporti ideali sono, come abbiamo visto, 2-1-2 o 2,5-1-2,5, e questo è il rapporto tra gli elementi ideali. Difficilmente, vi dico, l'ho provato a cercare un po' in giro, ma è difficile trovare la proporzione precisa. Troverete magari un 2-1-1, troverete un 3-1-2. Valutate quanto in più state apportando di un dato elemento o quanto in meno. Vi tarate sull'elemento più basso e ovviamente gli altri saranno o corretti o in eccesso. In particolare, se possiamo, evitiamo gli eccessi di azoto, come vi ho già accennato. A tal proposito, attenzione al potassio perché spesso è quello che manca. Quindi il rapporto che più spesso ho trovato nei prodotti commerciali è di 2-1-1, quindi una parte, diciamo che per darvi un'idea, è un 10-5-5 il concime o un 20-10-10, ecco. Parametri, diciamo, un rapporto tra gli elementi di questo tipo. Cosa significa? Significa che noi per apportare il corretto quantitativo di potassio o fosforo saremo costretti ad alzare tantissimo l'azoto. Non va bene, quindi cosa facciamo? Andiamo noi a correggere la parte che non ci dà il concime. Quindi, ad esempio, abbiamo un concime 2-1-1, quindi non so, che ha 10 unità, un 10% di azoto, un 5% di fosforo, un 5% di potassio. Beh, quel 5% di potassio che ci manca dall'avere un 2-1-2, diciamo, andremo a sopperire aggiungendo noi magari un po' di potassio in alcuni momenti precisi del ciclo, usualmente a fine ciclo colturale. Questi sono i rapporti, questo è il tipo di concime che dobbiamo cercare. Se più vicino è a questi rapporti, migliore sarà il nostro concime. Idealmente dovrebbero esserci dentro anche boro e zinco. Boro è strafondamentale per l'olivo, per tutta una serie di motivi. I principali ve li accennerò in una delle prossime slide, ma nel caso anche per questo c'è il video specifico sul boro, andatevelo a vedere. Poi, come sempre, tornate qua. Bene, dicevamo, è importante anche il ferro. Chiaramente questo in particolare nei terreni che possono soffrire questo tipo di carenza.
Per il resto però boro e zinco sono davvero importantissimi, tanto quanto il calcio. Bene, fatto questo abbiamo il nostro concime, abbiamo il nostro rapporto, abbiamo i nostri elementi. Se trovate un concime che più si avvicina a questi parametri che vi ho dato, quello è il concime giusto per i vostri olivi. Spero che sia stato chiaro. Andiamo a vedere allora adesso però in che quantità più o meno andarlo ad apportare. Per semplificare un pochino le cose, ho preso io un titolo a caso di un concime. Non troverete questo concime esattamente così, ma diciamo che qualcosa che ci assomiglia sicuramente. Bene, poniamo che abbiamo il nostro NPK, ci sono dentro boro e zinco e c'è anche il calcio. È il nostro concime, è un 12-5-9 con un 6% di calcio. Da qui, facendo tutti i nostri calcoli, per apportare, arrivare ad apportare quello che ci serve, beh, ci vorranno circa 10 quintali di concime, quindi 1000 kg per intenderci. Questo su un ettaro, se ragioniamo sulla superficie. Se invece ragioniamo su singola pianta, ci vorranno circa 1,650 kg a pianta. Ora, anche in questo caso lo andiamo a distribuire lungo tutta la chioma, in quanto l'olivo, la parte assorbente delle radici, è sempre sparsa lungo la chioma, non è mai attaccata al tronco. E questi sono i quantitativi. Più siete vicini a questo, diciamo, a questa tipologia di concime, più i dosaggi sono questi. Lo andremo a dividere l'intero dosaggio, se possiamo, in tre interventi, ma sarebbe meglio almeno in due, dove daremo il 50% del nostro prodotto nelle fasi pre-ripresa del ciclo colturale. Daremo un 30% subito dopo la raccolta delle olive, per permettere alle piante, insomma, di riprendersi subito dallo sforzo fatto per portare a maturazione le olive, e idealmente un 20% andrebbe dato prima dell'estate. Prima dell'estate, ovviamente, se le piogge ce lo consentono, quindi se abbiamo l'irrigazione. Sarebbe inutile darlo in caso di totale secco, e quindi non avrebbe modo di sciogliersi e penetrare nel terreno. Però ecco, questi tre momenti sono assolutamente i momenti più corretti, posto che tre interventi, se avete delle grandi superfici, non sono gestibili, e lo sappiamo perfettamente. Idealmente sarebbe bene averne almeno due, idealmente il post raccolta e prima della primavera, in modo da essere sicuri che quando quelle famose curve, vi ricordate, di assorbimento cominciano a innalzarsi, il nostro concime e i nostri nutrienti sono lì. Ecco, in questo caso vi faccio un ulteriore appunto. Siccome so già dai commenti che succederà, che qualcuno mi chiederà: ma io gli do lo stallatico pellettato o gli do un concime organico di questo tipo qua? Bene, un concime di questo tipo qua, mediamente, ne ho preso uno che, insomma, si incastrava abbastanza come livello di titoli, può avere dei titoli pari a 3,5, 1,5, 1,5. Cioè stiamo parlando di 4 volte meno quello che vedete qua adesso, ok? È ovvio che di questo concime qua i dosaggi sono immensamente più grandi, sono circa un per 4 appunto. Quindi daremo 33 quintali di stallatico pellettato, ci vorrebbe, o se volete andare a pianta ce ne vogliono 5,5 kg. Questo per darvi un'idea del perché a volte lo stallatico sì, può andare bene, ma diventa molto dispendioso e poco pratico, insomma. Questa è la differenza, ci tenevo comunque a far presente, perché tanto, visto che è un concime molto utilizzato, ho visto anche da olivetti semi professionali, però i dosaggi sono davvero molto più alti, e in molti non avete la presenza di boro, di zinco, di quei microelementi che andrebbero o di calcio, che andrebbero comunque integrati. Come al solito sono disponibile nei commenti o sul gruppo Telegram, quando uscirà l'alert del video, per parlare di questo. Andiamo ora a vedere come completare la nutrizione. La parte di concimazione l'abbiamo fatta, ora andiamo a completare la nutrizione. L'andiamo a completare in tre momenti precisi, che sono davvero molto delicati per la coltura dell'olivo: la mignolatura, il momento dell'indurimento del nocciolo
e l'invaiatura, cioè banalmente, come vedete nella slide, l'allegagione, la formazione del frutto e la maturazione. Questi tre momenti sono davvero dei momenti chiave per quello che riguarda l'olivo e vedremo che in ognuno di questi tre momenti è necessario andare a fare qualcosa di preciso. Prima di proseguire però mi dovete perdonare, come vedete dalla slide c'è un enorme momento supercazzola. Come vedete vi ho riportato sotto il grafico che abbiamo visto all'inizio di questo video, quello in cui vi dicevo che tra l'estate e l'autunno abbiamo un momento di sovraccarico fisiologico per la pianta. In quel momento tutti gli organi della pianta hanno bisogno di energia e di elementi nutritivi. Questo perché? Perché da un lato abbiamo tra la metà di luglio e la metà di agosto la fase di indurimento del nocciolo che richiede davvero molti elementi e soprattutto è una fase che dura circa una sessantina di giorni in cui stiamo creando le potenzialità della nostra coltura. Quindi se abbiamo fatto bene l'allegagione all'inizio, nella fase di mignolatura come dicevamo prima, in questa fase andiamo a esplodere la potenzialità delle nostre piante. Successivamente, arrivati a settembre, comincia in la fase invece di ingrossamento del frutto fino all'invaiatura, dove c'è tutto il processo di inoliazione o inolizione. Quindi lì stiamo costruendo la nostra produzione. Questi momenti sono fondamentali e, come vedete, la fisiologia della pianta si sovrappone, diversi processi fisiologici avvengono contemporaneamente e c'è bisogno di una moltiplicazione cellulare estremamente spinta ed estremamente energetica. Ecco che quindi dobbiamo andare a fare i conti con queste curve, sapere che in quei momenti noi non possiamo ignorare le nostre piante. E cosa possiamo fare davvero per dargli tutto ciò che di cui hanno bisogno? Adesso lo vediamo. Allora, gli elementi fondamentali sono l'azoto e il boro in questa fase. Azoto in particolare, azoto organico, amminoacidi ancora meglio, e quindi passiamo dalla nutrizione alla biostimolazione, se vogliamo. Stiamo parlando di nutrizione fogliare perché non ci interessa noi il grosso degli elementi, la pasta asciutta l'abbiamo già data alle nostre piante. Adesso dobbiamo davvero rifinire la nostra cena con un dolce, un caffè, fare le coccole alle piante, passatemi il termine, dal punto di vista prettamente nutrizionale. L'azoto cosa ci serve? Ci serve a stimolare lo sviluppo dei nuovi germogli, nutrire le gemme che si creano nel periodo estivo, viene accumulato come riserva, contribuisce a mantenere in attività gli apici meristematici, i tessuti in fase di moltiplicazione. Ricordiamoci che l'azoto è la base degli amminoacidi, quindi che sono la base delle proteine, quindi dei tessuti, delle strutture a volte delle piante stesse. Infine migliora la fotosintesi e quindi la vitalità della pianta. Questo ci fa capire quanto non possa mancare questo elemento. In più abbiamo il boro che sappiamo migliora l'allegagione perché stimola l'emissione ed è parte anche della struttura del budello pollinico e inoltre è fondamentale per il metabolismo dei grassi e degli zuccheri, quindi dei metaboliti della pianta. Ecco quindi che andiamo a fare una panoramica completa. Questi due elementi non possono mancare. Quindi, a livello pratico, cosa andiamo a fare? Prendiamo un biostimolante che abbia un buon livello di azoto organico, prendiamo una miscela di microelementi o un fertilizzante che abbia del boro al suo interno, fogliare sempre, stiamo parlando, e lo usiamo tre volte. Lo usiamo quindi quando? In mignolatura, vi ricordate? Perché? Perché andiamo a stimolare la formazione dei fiori in modo di avere dei fiori, di averne tanti e fertili. Secondo punto,
andiamo a darlo nel periodo estivo. Come abbiamo detto, nel periodo estivo abbiamo bisogno che tutti gli organi della pianta abbiano una spinta. E allora noi con questo trattamento andiamo a spingere le nostre piante, a sorreggerle nel momento del massimo bisogno. E infine lo andiamo a dare a settembre, in autunno, quando c'è la curva di inolizione che comincia a lavorare, quindi quando le nostre olive cominciano a immagazzinare grassi per fare l'olio e quindi andremo ad aumentare la nostra produzione. Ecco, questi sono i tre momenti. Prendiamo i due prodotti, mediamente vi do un dosaggio medio che va bene per la maggior parte dei prodotti che trovate in commercio, ma vi ricordo sempre di controllare i dosaggi delle etichette del prodotto che utilizzate. Bene, dicevo, 3-4 grammi litro è la concentrazione finale che andremo a mettere nel nostro concime fogliare. Mediamente 3 sono di biostimolante, quindi il prodotto a base di azoto organico e amminoacidi. 1 è un grammo litro, è il fogliare con il boro. Fatta questa cosa, lo andremo a ripetere almeno un paio di volte. Fondamentali sono il trattamento in mignolatura e soprattutto quello estivo. Quello di settembre può essere facoltativo, nel caso abbiate già un'ottima produzione, tutto stia già andando bene, quindi la pianta le riserve le ha fatte prima, quello si può pensare di saltarlo, ovviamente lo valuteremo nel momento, quando si avvicina al momento, valuteremo se è il caso o no di farlo. Ma gli altri due sono davvero importantissimi per quanto mi riguarda. Che altro dirvi? Beh, allora, c'è un'altra cosa di cui effettivamente vi voglio parlare. Vi voglio parlare della possibilità nel secondo dei tre trattamenti, cioè quello estivo, che come avrete capito è davvero un trattamento fondamentale, e a tal proposito c'è il video completo che ve lo rimetto sempre qua sopra, andatelo a vedere e poi tornate qua. Ad ogni modo, in quel momento lì potremmo pensare di aggiungere, di fare nella parte del biostimolante un 50% di alghe e un 50% di amminoacidi. Però ecco, le alghe sono un'ottima integrazione in estate per diversi motivi. Il primo tra tutti è che non ci vogliamo trovare nella condizione che vedete nell'immagine della slide, cioè ad avere delle piante nel deserto. Le alghe ci aiutano molto a combattere gli stress climatici. Questo vuol dire che in un'estate calda come quelle che stiamo avendo negli ultimi anni, avere un biostimolante che ci permette di migliorare la resistenza alle alte temperature è sempre una manna dal cielo. Quindi, se riusciamo, prendiamo una bella tanica di alghe all'inizio stagione e lo usiamo come biostimolante sulle piante magari che vediamo un po' più stentate, e in estate lo diamo a tutti per tenerle up, per fare in modo che stiano belle toniche, che l'olivo non si sieda e non rischia di perdere troppo. Ovviamente se c'è davvero troppa siccità, l'unico riparo è irrigare. Purtroppo lì non, con la nutrizione non riusciamo a fare tanto. Questa era davvero l'ultima raccomandazione. Anzi, no, c'è davvero un'ultimissima raccomandazione. Proprio parlando di alte temperature, il fatto che il caldo arrivi prima negli ultimi anni significa che tutte le nostre operazioni devono cominciare un po' prima, quindi il concime lo dovremmo dare magari non a fine marzo ma a inizio marzo. Questo perché il rischio che le piante ripartano prima, siano in anticipo, è concreto e quindi bisognerebbe riuscire a anticipare un pochino. Quindi ci diamo un'occhiata, se vediamo che la stagione sta già facendo ripartire, bisogna che noi anticipiamo. Anticipiamo per forza. Niente, questa era l'ultima raccomandazione. Adesso, come sempre, riassumiamo tutto malamente col nostro riassuntozzo e poi ci salutiamo. Bene, concimazione dell'olivo in un minuto. Nutrizione di base. Abbiamo bisogno che gli elementi siano in un rapporto 2-1-2, circa, più o meno. Questo cosa significa? Significa che azoto, fosforo e potassio devono arrivare
In questo rapporto dobbiamo cercare un concime con quel tipo di rapporti. Nel caso non lo troviamo, dovremo andare a compensare con ciò che manca. Mi raccomando, evitiamo gli eccessi di azoto. Altri elementi importanti sono il calcio, il boro, lo zinco e il ferro dove necessario. Non dimentichiamoci di loro. Se troviamo un concime che ha tutte queste cose insieme, è quello che fa per noi. Quando interveniamo? Interveniamo principalmente in post raccolta dando un 30% del dosaggio totale. Interveniamo in primavera col 50% e se riusciamo il restante 20% andrebbe dato magari prima dell'estate, prima che arrivi il caldo e il secco. Questa è la nutrizione di base, nutrizione fogliare. Nutrizione fogliare andiamo a fare tre interventi in mignolatura durante l'estate nella fase di indurimento del nocciolo e in autunno, all'inizio di autunno, in settembre, nella fase in cui comincia l'inolizione. Quindi la prima la facciamo per migliorare l'allegagione, il secondo trattamento lo facciamo per supportare la pianta nel momento di massima attività e al contempo di massimo stress e lì creiamo la potenzialità del frutto, quindi andiamo a veramente a migliorare quella che saranno la pezzatura e la vitalità dei nostri frutti e l'ultima parte miglioriamo la maturazione, l'ingrossamento e quindi la produzione. Con cosa li miglioriamo? Semplice, mettiamo insieme un biostimolante con una buona dose di amminoacidi e di azoto organico a un fogliare a base di boro. In ognuno dei tre momenti facciamo due interventi mediamente con 3 grammi litro del biostimolante e 1 grammo litro del prodotto a base di boro. Ovviamente guardate le confezioni per dei dosaggi precisi. Bene, questo era tutto. Ora vi saluto davvero, spero che questo video vi sia piaciuto e vi torni utile. Se così è, condividetelo con amici, parenti e conoscenti, ovviamente interessati all'agricoltura come noi. Noi ci vediamo la prossima settimana con un altro video e nel frattempo, come sempre, su Telegram e negli altri nostri canali. A presto!